Ciao ragazzi, in questo video vi mostrerò come ho cercato di recuperare una vecchia pialla. Come vedete era completamente ossidata e ricoperta da sedimenti di polveri e ragnatele vecchie di anni. Inizialmente avevo fatto un video unico, ma veniva abbastanza lungo e quindi ho deciso di dividerlo in due parti. In questo primo video vi mostrerò le fasi dello smontaggio, della pulizia, dell'utilizzo dell'evaporust per rimuovere la ruggine e di un piccolo abbellimento che ho fatto ai due pomelli laterali per la regolazione della lama, che sono stati bruniti con una fiamma. Dopo lo smontaggio la pialla è stata lavata con acqua corrente e sapone. I pezzi sono quindi stati immersi in evaporust. Trovate in descrizione il link all'articolo sul blog in cui parlo dei vari metodi di pulizia per rimuovere ossidazioni dal ferro. L'evaporust è ottimo per lavorare su oggetti con poca ruggine che vogliamo salvaguardare da corrosione con acidi o altri metodi più invasivi. Sono passate quasi 24 ore, come vedete i pezzi si sono puliti e l'evaporust ha cambiato colore, diventa più chiaro e poi si scurisce se ci fosse ancora altra ruggine da togliere. Nel frattempo che si puliva questo, ho rimesso in ordine la parte sottostante della pialla che, come ricordate, aveva pezzi di ruggine. Adesso li tolgo, gli do una leggera lavata con una spugnetta, poi io normalmente li faccio ancora passare col Dremel per fare un buon lavoro. La cosa bella dell'evaporust è che si può toccare tranquillamente con le mani, non è tossico, non dà problemi di nessun genere. E in descrizione vi lascio gli articoli al blog dove parlo della pulizia dei ferri. Direi che i pezzi sono già venuti bene così, senza bisogno di fargli quasi nient'altro. A questi comunque una passata col Dremel e anche alle barre filettate e alle viti gliela darò. Questi qua non li avete visti prima perché sono di alluminio e quindi non ossidano e non c'è il caso di usarvi l'evaporust, e quindi gli ho dato semplicemente una spazzolata col Dremel e ho aggiustato un pochettino la testa delle viti che era tutta brutta e consumata. Rimane da rifinire questo, che andrà riaffilato, stando attenti a non far perdere la tempra. Io normalmente uso il Dremel, ormai questo qua ha già i suoi annetti, però funziona ancora benissimo e quindi usatelo perché va veramente bene. Anche come spazzole usate quelle originali, perché io ne ho provate un po' di ogni tipo e alla fine le migliori sono quelle originali.
Mi piacerebbe provare a brunire la rotellina che tiene fermo la parte della lama. Adesso provo. Proverò a brunire in azzurrino le due rotelle che tengono ferme la lama. Per fare questo, le scalderò. E quando arriveremo vicino al colore rossastro violetto, mi fermo perché con un po' di inerzia termica probabilmente arriviamo alla temperatura che dovrebbe dare l'azzurro. Vediamo cosa succede. Qui è ben visibile la differenza tra quello che ho provato a brunire, diciamo che l'azzurrino è un po' una parola grossa, però accontentiamoci. Se fossimo qui avremmo il giallo. Ancora poco. Poco poco dovremmo ottenere l'azzurrino blu. Eccolo. Il secondo è venuto direi meglio del primo, con la fiamma più piccola. E purtroppo non rende bene l'idea, però a me non dispiacciono. Per questo video ci fermiamo qui. Nel prossimo episodio vedremo il rimontaggio e la filatura.